Allora, col presidente Masucci siamo tornati dopo 2 anni a Napoli per la Naples Shipping Week. Come mi stava dicendo, un evento importante ma anche impegnativo, una settimana di lavori che partono dai temi legati alla cultura del mare che poi diciamo confluiscono su quello che è il business del mare nelle ultime 2 giornate. Parliamo intanto dell'evento e di come diciamo di come l'avete organizzato, ma soprattutto dei suoi contenuti di questa settimana. Ma prima di tutto partiamo da un dato: la Campania è la 7ª regione in Italia per PIL, però è la 3ª per attività marittime ed è la 1ª per flotta armatoriale, quindi qui a Napoli, giustamente nella provincia di Napoli, siedono più del 50% degli armatori delle flotte italiane. E quindi questo sicuramente è un dato importante che spiega questo gemellaggio con Genova, nel senso che noi alterniamo gli anni dispari a Genova e gli anni pari a Napoli tra i due grandi porti e tra i due grandi cluster marittimi la Shipping Week. La Naples Shipping Week, chiaramente, proprio perché Napoli è più patria di flotte, di armatori, anche di servizi, mentre Genova è soprattutto sui servizi, è molto incentrata anche sulla parte armatoriale e declina durante la settimana la cultura del mare. Nelle prime 2 giornate abbiamo avuto la stazione zoologica di Napoli, che è un'eccellenza a livello mondiale, abbiamo avuto il CNR ieri nella base della Marina Militare, mattina e pomeriggio. Oggi è mercoledì ed è lo spartiacque, quindi abbiamo le scienze del mare e l'università del mare, quindi sia la Federico II sia soprattutto l'università Partenope, la famosa navale che ancora noi chiamiamo navale, dove sono in corso convegni. Giovedì e venerdì entriamo proprio nel vivo con Porto Shipping Tech e quindi col business del mare. Quello che vorrei segnalare è che quest'anno noi abbiamo avuto 2 grandissimi eventi, uno che inizia domani, che è il forum delle funzioni delle guardie costiere europee del Mediterraneo. Sotto legge dell'Unione Europea abbiamo 24 paesi del Mediterraneo che si incontrano, 4 continenti, perché abbiamo anche gli Stati Uniti d'America come osservatori, oltre all'Europa, l'Africa e l'Asia. Abbiamo 13 organizzazioni internazionali e l'Unione Europea che vengono a Napoli per questo evento. E chiaramente è un valore aggiunto importantissimo per la Naples Shipping Week. Dall'altro lato la Marina Militare, che ci ha fatto un regalo veramente grande, ci ha portato l'Amerigo Vespucci per tutta la settimana, dal lunedì a sabato, e poi venerdì sera in Piazza del Plebiscito un concerto pubblico per la città e per noi della Shipping Week della banda della Marina Militare. Ecco, tutti questi eventi, credo ultimo ma non in ordine di importanza, durante tutta la settimana un teatro solo per la Shipping Week, Teatro Festival, che sì, è una manifestazione che si tiene a Napoli ogni anno, avrà una, ieri c'è stata la prima, una rappresentazione legata a una problematica del mare. Col presidente Masucci probabilmente ci rincontreremo in queste ultime 2 giornate di lavori, 3 giornate di lavori, ma vogliamo fare una, come dire, contestualizzare un attimo e vedere nelle ultime 2 giornate, quelle che parlano di business del mare, quali saranno i grandi temi che affronterete. Io oggi ho visto che già nell'evento sponsorizzato da Cisco si parlava di gigantismo navale, dei grandi vessel, dei container che diventano un elemento importante. Ecco, vuole dirci qualcosa su questi temi? Ma guardi, io dico, abbiamo 4-5 tematiche importanti. Oggi, lo ha detto lei, grande convegno sulle grandi navi, sulle problematiche poste alle grandi navi, interfacciarsi con i porti, che chiaramente comprende anche problematiche infrastrutturali dei nostri porti, i pescaggi e quindi i famosi dragaggi, problematiche che anche qui a Napoli, nel nostro porto, noi viviamo purtroppo da anni in modo drammatico. E domani andiamo nel vivo, come dicevo, il Green Summit, altre tematiche legate al welfare, le autostrade del mare venerdì, problematiche legate alla riforma dei porti il venerdì pomeriggio, con tante riunioni e tante altre. Io credo che quello che è molto importante, da un lato la Shipping Week e Port & Shipping Tech sono l'occasione per discutere di queste problematiche, dall'altro è anche l'occasione di parlarsi tra di noi, imprenditori, stakeholder. Io vorrei ricordare che il venerdì a chiudere in mattinata viene il ministro Delrio. Domani avremo il sottosegretario pubblica istruzione Toccafondi, dopodomani
anche il sottosegretario alla Marina Mercantile Vicari. Bene, soprattutto al Ministro Delrio, venerdì mattina noi affermeremo l'importanza del cluster marittimo italiano e chiaramente anche napoletano, con numeri che, nonostante tante volte si parli del porto di Napoli come un porto in difficoltà, in crisi, senza una governance, oggi mostra 2015-2014 comunque dei segni positivi, più 5% sui croceristi, più 2% sui container, e questo nonostante 7 anni e mezzo del porto di governance debole o commissariata. Sono 40 mesi che il porto di Napoli è commissariato, nonostante dragaggi impossibili, nonostante canoni demaniali troppo alti su cui finalmente si sta ragionando il comitato portuale. Ecco, io credo che questa serie di conferenze, questo cluster unito, perché questo è il dato più importante, noi siamo riusciti a mettere insieme un working team di 50 persone, armatori, agenti marittimi, terminalisti, spedizionieri, professionisti, università, autorità marittima, autorità portuale, marina militare, tutti uniti qui a Napoli per fare questa grande edizione poi Shipping Week. Mi sembra che questo è un segnale forte che daremo al Ministro venerdì in chiusura della Shipping Week, che dall'altro lato richiederà al Ministro delle azioni forti su tutta la portualità italiana con l'entrata in vigore del decreto a luglio e sulle nomine dei presidenti dei porti e del presidente del porto di Napoli, dove noi diciamo al Ministro: siamo in credito, mandaci subito un ottimo presidente.